Tra i cimeli di Giuseppe Tartini abbiamo anche la maschera in cera, la maschera mortuaria realizzata poco dopo la morte di Tartini. È stata realizzata dalla famiglia Meneghini, la famiglia dell'allievo che è stato il suo successore come primo violino nella Basilica del Santo a Padova. E pare per un prezzo esorbitante all'epoca. Quindi di che cosa ci parla questa maschera? Ci parla proprio della figura di Tartini e della sua celebrazione dell'inizio del culto di Tartini dopo la morte. Gli allievi di Tartini che avevano avuto da lui lezioni presso la Scuola delle Nazioni conservano i materiali del maestro, copiano le musiche, diffondono il suo stile nei luoghi dove poi si trovano ad operare e tutto l'Ottocento, attraverso elogi, scritti celebrativi, continua a tramandare il culto di questa personalità. Purtroppo questo culto rimane a livello aneddotico o diciamo più letterario che musicale, anche se lo stile di Tartini attraverso gli allievi e attraverso i suoi insegnamenti didattici influenzerà moltissimo i musicisti a lui successivi.